Buonasera Gigi, Sergio Baldini, Tutto Sport. Senti, a parte la Supercoppa con la Lazio, questa può essere la prima partita decisiva della stagione. Visto che ci sono stati ultimamente segnali incoraggianti, il secondo tempo di Udine contro il Milan, può essere l'occasione giusta per vedere per la prima volta la Juve al top o vicina al top in questa stagione? Grazie. Prego. Sai, non è che fino adesso abbiamo scelto di fare determinate prestazioni o di non fornire magari dei risultati come magari speravamo di ottenere. Le cose capitano lavorando, capitano nel tempo, nel senso che c'è una conoscenza migliore fra di noi, c'è una condizione fisica che è cresciuta, c'è una condizione anche mentale che sicuramente è più allenata, e questo probabilmente è stato fino a qualche settimana fa il problema, diciamo, più grande nostro. Ma penso anche che insomma, con l'avvicinarsi delle gare da dentro fuori, noi riusciamo, secondo me, a trovare dentro di noi le motivazioni e trovare l'unità, insomma, di intenti giusta per dare le risposte che dobbiamo dare. Gigi, Stefano Mattei, Sport. Tu hai parlato nei giorni scorsi con Higuain, hai parlato a lungo, e Higuain si è sbloccato dopo la partita con il Milan, c'è stato un abbraccio significativo. Volevo sapere se avevi in testa di parlare anche con Dybala, per dirgli cosa eventualmente. No, le cose che faccio e che ogni tanto esterno le faccio perché non sono calcolate, le sento sul momento e mi lascio condurre da questo tipo di sentimento. E quello che ho detto per il Pipa dopo Udine era un qualcosa che durante la gara mi era nato dalle viscere, perché avevo visto veramente la gara di un giocatore che si stava dannando l'anima per la squadra, che ci stava dando veramente una grande mano in uno stato di grossa difficoltà, che era stato anche sfortunato perché aveva colpito un palo su una bellissima conclusione. E quindi considerando che in quella gara un po' tutti avevamo chi per Sami per la tripletta, io magari per due parate, quell'altro per un gol, così avevamo trovato il modo per metterci in risalto e salire agli onori della cronaca, io penso che in quella partita quello che avesse veramente giocato meglio, avesse dato il segnale più confortante e più positivo alla squadra, fosse stato Higuain, no? E sapendo benissimo come vanno certe dinamiche, che nessuno l'avrebbe sottolineato, ci avevo tenuto io, perché mi sembrava una cosa che si era guadagnato e meritata. Per quel che riguarda Paolo non c'è niente da dire, perché Paolo insomma, ha fatto un inizio di stagione talmente straordinario che anche se per due settimane, perché poi si parla di due settimane, 10 giorni, non riesce, diciamo, a performare al 100%, al pieno di quelle che sono le sue possibilità, io penso che sia abbastanza umano e stia nella logica delle cose. Good evening, Gianluigi Buffon. You are the best goalkeeper on the world by FIFA, and Rui Patricio was the best goalkeeper and the last European. How do you see this particular battle between the two goalkeepers? Beh, sì, diciamo che per quel che mi riguarda è stata una grande soddisfazione, senza dubbio.
Per quel che riguarda Rui Patricio, penso che sia stato un premio meritato, perché è stato protagonista di un grande europeo con, insieme a tutta la sua squadra, perché poi in pochi pensavano che il Portogallo potesse arrivare fino al raggiungimento di questo obiettivo. E come in tutte le grandi squadre che vincono le grandi competizioni, il ruolo del portiere diventa un ruolo determinante, e credo che lui abbia fatto veramente un grandissimo europeo, ma al di là di quello è un portiere ormai di livello internazionale da parecchi anni, ed è un portiere estremamente affidabile. Antonio Pagliacole dello Sport, volevo chiedere, abbiamo avuto la sensazione di un clima molto sereno, particolarmente sereno, volevo sapere se c'è una conferma dall'interno, se hai avuto questa sensazione di tranquillità della squadra, e poi passando alla formazione, se hai un'indicazione sulla fascia destra che ci sembra il nodo più intricato da sciogliere, grazie. Nodo non è un nodo, perché ci farà giocare uno, quindi non è assolutamente un nodo. Per quanto riguarda la serenità, la squadra deve essere capace di stare serena fino a quando non c'è la partita. Nel momento in cui c'è la partita deve giocare, deve accendere l'interruttore e mettere in campo quelle che sono diciamo le caratteristiche, le qualità per poter vincere la partita, che sono l'attenzione, la tecnica, la cattiveria agonistica. Quindi poi dopo, finita la partita, bisogna rispegnere l'interruttore, non è che possiamo stare nervosi o attenti 24 ore su 24, e questa deve essere una grande capacità che la squadra deve raggiungere. Perché? Perché giocando una partita ogni 3 giorni dobbiamo sfruttare il tempo tra una partita e l'altra per poter recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali. Per quanto riguarda il terzino, le soluzioni sono Sturaro, De Sciglio, Quadrado. Difficile. Emanuele Gamba, La Repubblica. A proposito di quelli che giocano sempre, volevo chiederti come mai Mandzukic è l'unico giocatore di fatto che non togli mai per turnover, che cosa lo rende in qualche modo insostituibile, e se è vera la leggenda che lo fai giocare se no ti mena. Mandzukic è un giocatore di carattere, un giocatore che può fare il difensore centrale. Secondo me potrebbe far bene anche la mezzala. Portiere no. Però portiere fa bene Sturaro. Sturaro fa bene portiere. Potrebbe essere una soluzione. Ce ne abbiamo due che sono i più bravi al mondo, quindi sono anche fortunato ad averli. E per quanto riguarda lui, è un giocatore eclettico, un giocatore che quando ha voglia gioca dappertutto e determina, perché è un giocatore pesante. Quindi questo è uno dei motivi perché gioca molto. Poi anche, nonostante la sua cattiveria e essere un po' burbero come sembra, è anche un bravissimo ragazzo. Scusa, volevo sapere, quando parli di Quadrado terzino, hai in mente un sistema di gioco diverso? Quando lo utilizzerai, se lo utilizzerai mai in quel ruolo lì? E poi ho un'altra domanda. Se gioca Quadrado terzino, metteremo uno davanti, che può essere Bernardeschi o Mandzukic, o dalla scossa a sinistra, altrimenti possiamo giocare con i 3 centrocampisti e 2 trequartisti e una punta che sta lassù. E poi volevo chiederti, domani se vinci fai 8 su 8, sei l'unico degli allenatori in carica in questo momento, sei più bravo, più fortunato, più vecchio, cosa ti viene in mente? Vecchio incomincio a esserlo, perché già sono 50, e per quanto riguarda 8 su 8 è un traguardo importante, ma che mi hanno regalato comunque sempre i giocatori, perché io dico sempre che vado in panchina e quindi quando faccio meno danni sono già bravetto. Quando faccio meno danni. Quindi, e poi mi diverte a vedere i ragazzi giocare, perché alla fine sono loro che vincono le partite. Dalla Vite Gazzetta dello Sport, ciao. C'è la possibilità di vedere da subito Matuidi o lasci le cose come stanno? Devo decidere, valutare, anche perché ha preso una botta sabato a Milano,
e quindi devo valutare. Khedira ha giocato molte partite, però i cambi sono, alla fine sono molto, sempre molto importanti. Anche sabato a Milano i cambi hanno determinato, hanno dato consistenza alla squadra in quel momento dove c'era da fare densità e soprattutto mettere forze fresche dentro. Gianluca Della Stampa, infatti ricollegandomi a questo, l'ipotesi di un 4-3-3 scartata a priori oppure visto come gioca lo Sporting può essere un'arma in più? Grazie. Ma il 4-3-3 è semplice farlo, basta che Dybala giochi da mezzala e quindi si gioca con il 4-3-3. Dybala fa la mezzala di solito quando gioca, infatti quando lui fa la mezzala la squadra gioca bene. Ci sono altre domande? Grazie. Buona serata.